ragazzi, sono Emiliano, sono qui presso la mia officina con sede in Varese. Oggi non farò il classico video che faccio normalmente come presentazione di prodotti, di accessori o le varie installazioni che facciamo, ma volevo fare un appello rivolto a tutti i camperisti, tutti i caravanisti, per cercare di muovere un attimino le acque in maniera tale che lo Stato, o perlomeno chi sta facendo questi decreti per tenerci bloccati, possa arrivare a capire realmente che noi camperisti possiamo comunque muoverci con i nostri mezzi e andare in giro nel weekend. Questa possibilità è data attualmente solo a chi ha le seconde case. E onestamente io non vedo la differenza tra una seconda casa e un camper o una roulotte, per il semplice fatto che per me il mio camper è come se fosse una casa. Ha sotto delle ruote, va benissimo, ok, però nel momento in cui io sono dentro all'interno del mio camper o della mia roulotte è come se fosse l'interno della mia casa. Quindi posso tenere comunque tutte le precauzioni come esattamente se fossi nella mia seconda casa, al mare, in montagna, in collina o quello che sia. Non vedo perché in questo decreto che avete fatto per le zone rosse le persone che hanno le seconde case possono addirittura arrivare a uscire dalla propria regione. Faccio un esempio: io mi trovo in Lombardia, ho la seconda casa in Liguria piuttosto che in Emilia Romagna o da qualche altra parte, che sono zone che magari sono arancioni o gialle che diventeranno, che io in zona rossa posso uscire e recarmi nella mia seconda casa, che è in una zona di colore inferiore, e allo stesso tempo io, se ho il mio camper, non posso muovermi, non posso andare da nessuna parte perché mi viene impedito. C'è qualcosa che non funziona, avete fatto un decreto che non va bene. Quindi quello che sto chiedendo a tutti voi camperisti o caravanisti è quello di guardare questo video, mettere sotto un bel like per far vedere che siamo in tanti e che la pensiamo in questo modo qua, e cercate di condividerlo il più possibile. Basta semplicemente che mandate questo video e lo fate vedere a dei vostri amici che hanno il camper, che hanno la roulotte, che vengono in giro abitualmente con voi a fare le uscite, ok? E a sua volta, se anche loro facessero la stessa cosa, le visualizzazioni diventerebbero veramente tante. Questo potrebbe arrivare a chi ha le competenze come le associazioni di settore, per arrivare a suonare un attimino il campanello e dire: signori, perché chi ha la roulotte, chi ha il camper, che è alla fine una seconda casa, non può utilizzarla? Noi paghiamo le tasse come le stanno pagando loro per le seconde case, ma non possiamo utilizzarle. Se noi dovessimo utilizzare il nostro camper, chi ha le strutture per poterci ospitare, come i campeggi o le aree di sosta, potrebbero continuare ad andare avanti a lavorare, potrebbero comunque arrivare ancora a incassare e a portare qualcosa in tasca alla fine del mese. Invece in questo modo ci stanno vietando di muoverci, ci stanno vietando di continuare a vivere e ci stanno vietando la possibilità di lavorare, che è la cosa fondamentale. Come le persone che hanno le seconde case possono uscire, possono andare in altre regioni, date la possibilità anche a noi camperisti o a chi ha le roulotte di fare la stessa cosa. Volete vincolarci e tenerci nella regione, va benissimo, ma date la possibilità a noi di poterci muovere, ovviamente tenendo sempre le restrizioni del caso. Dalle 10 di sera alle 5 del mattino è vietato muoversi, va bene. Al di fuori di queste ore dateci la possibilità di poter andare presso una struttura attrezzata e stare lì nel weekend o qualche giorno durante la settimana. Le aree attrezzate sicuramente ringrazierebbero perché incassano qualcosa, noi saremmo un attimino più rilassati perché possiamo comunque muoverci, e alla fine essere in una struttura attrezzata col nostro camper è come essere in una seconda casa. Se io nella seconda casa, che posso andare per esempio in Liguria, che ho la seconda casa, vado lì e al mattino ho la possibilità di uscire per andare a prendere il pane e di farmi la passeggiata lì attorno a casa mia, non vedo perché col camper non posso fare la stessa cosa. Vado in un'area attrezzata, mi fermo, al mattino esco, vado a prendere il pane, vado a farmi magari la passeggiatina col cane, con i bambini o quello che sia, mantenendo sempre le distanze, mantenendo sempre la mascherina ovviamente sul volto, stando comunque nelle zone limitrofe a dove io ho il camper. Va bene, le restrizioni le mantengo tutte, ma dateci la possibilità di muoverci col nostro
mezzo. Il camper per noi è come se fosse una casa. Chi ha le seconde case paga l'ICI, noi paghiamo il bollo e l'assicurazione. Avendo avuto la possibilità nell'arco dell'anno di potermi muovere, non ci riducevamo di certo a quei pochi weekend che ci danno il via libera, dove ovviamente tutti i camperisti prendono il camper e partono, per avere almeno un weekend da riposarsi con la propria famiglia e con i propri figli. Quindi quello che vi sto chiedendo a tutti voi camperisti roulottisti è di mettere un bel like, di far vedere questo video a tutti i vostri amici, di cercare di condividerlo il più possibile in maniera tale che la nostra voce, perché io in questo momento sto parlando a nome di tutti voi che siete d'accordo con me sul fatto di dire muoviamoci, date la possibilità di muoverci a noi camperisti e a noi roulottisti, io sto portando semplicemente la vostra voce per fare sentire a chi di dovere il nostro problema maggiore, il fatto di non poterci muovere con le nostre seconde case con le ruote. Un bel like, pubblicate il link dove potete, su WhatsApp, su Instagram, su Facebook, fatelo girare il più possibile, sperando che arrivi la voce a qualche associazione di settore e che si prenda la briga per andare su e dire: signori, i camper e le roulotte sono delle seconde case. Lasciamoli uscire, vogliamo fare un decreto apposta per loro. Come è stato fatto per le seconde case, date la possibilità anche a noi di muoverci. Cercate di condividerlo il più possibile. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video e speriamo che la voce arrivi e che ci liberino per poter uscire qualche weekend.